fare i bignè prendiamo una casseruola e all'interno mettiamo 75 g di olio, usate l'olio che volete, di oliva, di semi di vinacciolo, quello che vi piace. Poi, sempre nella casseruola, mettiamo 132 g di acqua. Dovete essere precisi, mi raccomando, 132. Poi mettiamo anche un pizzico di sale e portiamo tutto sul fornello. Quindi facciamo raggiungere il bollore e quando vediamo le prime bollicine, vedete, aggiungiamo, possiamo anche abbassare un po' il fuoco, e aggiungiamo 150 g di farina di riso, tutta insieme, così. Prendiamo la nostra spatola e mescoliamo di continuo, mi raccomando. Ok, dobbiamo semplicemente far cuocere questo composto per un paio di minuti a fuoco basso, mi raccomando. Continuando a mescolare, dovrete ottenere questo composto della consistenza uguale a questa. Come vedete è abbastanza malleabile e anche appiccicoso. Io direi che ci siamo. Adesso lo mettiamo da parte. Mettiamo il composto in una ciotola e lo facciamo raffreddare. Questo passaggio è molto importante. Ok, ci siamo, il nostro composto ha raffreddato, adesso lo mettiamo semplicemente in un frullatore con le lame a S e ora aggiungiamo un uovo alla volta. Quindi un uovo dentro, chiudiamo il frullatore e cominciamo a frullare. Quando l'uovo sarà incorporato possiamo aggiungere il secondo. Aggiungiamo il secondo e ripetiamo il procedimento. Ci siamo, aggiungiamo l'ultimo, quindi il terzo. Ok, ci siamo, ecco qui il nostro composto, la consistenza che dovrà avere. Ora rimuoviamo la lama, prendiamo una sac à poche con la punta liscia come questa. E poi la inseriamo in un bicchiere per aiutarci semplicemente ad allargarla e la riempiamo con il nostro composto dei bignè. Magari ne mettiamo poco alla volta se usiamo una sac à poche piccola come la mia in questo caso. Poi prendiamo una teglia oleata, non deve esserci la carta da forno per fare i bignè, e cominciamo a crearli. Qui potete insomma farli più grandi, più piccoli, come volete. Io non li faccio troppo grandi. Ora prendiamo un bicchiere d'acqua, ci bagniamo le dita e le passiamo sulle punte dei nostri bignè per appiattirle. Leggermente, non andateci troppo pesantemente, se no appiattite proprio tutti i bignè. Ora siamo pronti per infornarli a 225 gradi nel forno statico preriscaldato per i primi 15 minuti. Dopodiché abbassiamo la temperatura a 190 gradi e cuociamo ancora per altri 10 minuti. Andiamo! Guardate quanto si stanno gonfiando, ragazzi, che meraviglia! Allora, i nostri bignè sono pronti. Prima di sfornarli però li facciamo riposare nel forno 10 o 15 minuti mettendo anche un cucchiaio di legno come ho fatto io, in modo che lo sportello rimanga semiaperto, e aspettiamo appunto questo tempo. Ragazzi, non so se li vedete, non so se li intravedete. In questo modo i bignè non subiscono uno sbalzo di temperatura che li farebbe sgonfiare, quindi attendiamo. Ma mentre attendiamo possiamo preparare il ripieno. Per il ripieno utilizzeremo i carciofi, io qui li ho già messi in un contenitore alto e stretto e i miei sono già cotti, ovviamente, così risparmiamo tempo. E ho utilizzato 8 carciofi, li ho cotti in padella, ovviamente dopo averli puliti, con dell'acqua, dell'olio, uno spicchio d'aglio e poi alla fine ho messo del sale. E quindi li ho messi in questo contenitore e adesso aggiungiamo anche 2 cucchiai circa di maionese fatta in casa. Se volete voi potete metterne anche di più, regolatevi voi. E poi qui ho anche del prezzemolo tagliato finemente, un mazzetto, e lo metto insieme agli altri ingredienti. Adesso frullo il tutto con un frullatore a immersione ed ecco qui
La nostra crema di carciofi è pronta. E ora possiamo sfornare i nostri bignè, ma prima, siccome io so che questa ricetta sarà stratosferica e vi piacerà un sacco, se volete supportare le nostre ricette e il nostro canale, lasciateci un piace e condividete questo video. Ecco qui ragazzi, i nostri bignè sono pronti, guardate che belli! Ma che meraviglia! Super gonfi, adesso ne prendiamo uno subito, lo tagliamo a metà. Sentite già il suono che fa quando lo tagliamo? Sì, bellissimo. E adesso andiamo a farcirlo con la nostra crema di carciofi. L'ho messa nella sac à poche con la punta a stella, ma potete farlo anche con un cucchiaino se volete. E adesso andiamo a riempire il nostro bignè. Mamma mia! Ragazzi! Ma che fame mi fai venire, Diana, così? Bello, eh? Mamma guardate che mia. Meraviglia. Questo è un ottimo antipasto. Io non vedo l'ora di assaggiarlo. Vado subito. Vai. Non ti sbrodolare. Wow. Com'è? Spaziale? Buonissimissimo. E ragazzi, se volete altre ricette come questa di oggi, le trovate anche nel nostro libro. Vi lascio il link qui sotto.